candidati con il Movimento 5 Stelle lo sanno benissimo. Noi abbiamo questo strumento che... Ma cosa funzionate? La bufonata del Rousseau che ti dice che non tutto comandato. Questi grillini del programma della P2 di Licio Gelli hanno realizzato la dimissione parlamentare al posto di fare la prevenzione del coronavirus. Abbiamo visto i risultati. Che ha messo in stallo la politica per un mese. E poi avevano detto che non avrebbero mai governato con consiglia di tutto il paese. Ha governato con Salvini, ha governato con Renzi, con Zingaretti, che quando c'era il governo Renzi di fuoco e fiamme contro Zingaretti, contro il PD, mai con Salvini, mai con Berlusconi, con tutti sono andati, perché sono la peggio espressione del potere, anche legato ai programmi della massoneria, perché la missione parlamentari è un programma della P2 di Licio Gelli, lobby massoniche che vogliono ridurre i parlamentari per fare una dittatura. Ecco chi sono questi 5 stelle dei programmi della P2, mandiamoli a casa. Io penso che all'interno del Movimento 5 Stelle su tanti temi sempre c'è stato sempre un grande dibattito. Ma quale dibattito? Quale dibattito? Tutta la retorica, quale dibattito? Tutte direttive, direttive dall'alto, senza nessuno. Peggio che il partito fascista, che per nel partito fascista c'era più dialettica democratica. Ciò che andrà a fare questo governo, che io spero sia... Sono peggio che i fascisti questi, ma peggio che i fascisti. Cioè, adesso Draghi, ma Draghi è l'euro lapina, il governo delle banche, Grillo, il peggior, il miliardario che fa politica per arricchire lui e i suoi amici. Ecco che fa. Questa è la politica di Grillo, una vergogna. Brescia, questa vicenda del Ministero della Transizione Ecologica... Transizione ecologica, ma se hanno rinnovato l'autorizzazione alle perforazioni delle coste per il petrolio, che causa anche il terremoto. Questi sono guidati anche dalle lobby dei petrolieri, transizione ecologica. E egregio lavoro, ma egregio, andate a casa, che egregio lavoro. Opportuno durante il governo sia con la Lega che con le altre forze di centrosinistra. Ha governato con tutti, Lega, con Zingaretti, adesso ancora Lega, Zingaretti e Berlusconi, cioè i centri del potere contro il cittadino e vogliono realizzare il programma del Pubblico Geni per impedire ai partiti che rappresentano i diritti dei cittadini di presentarsi in Parlamento. E che possano ripartire le imprese e dare tante. Ma quale imprese? Ma quale ripartire le imprese? Ripartire l'interesse del capitalismo privato contro i diritti dei lavoratori. Infatti l'articolo 18 questi mica lo rimettono. L'articolo 18 chi ha detto di toglierlo? Gelli, Licio Gelli. Recovery Fund è un'altra ghigliottina dell'Eurolapina, soldi da restituire, che si fa la fine della Grecia. A 40 minuti dalla presentazione del governo. Una vergogna, ma andate a casa, tutta gente figlia della piccola grande borghesia, dei capitalisti, si mettono a ridere. Ma adesso mandiamoli a casa con il referendum che è deciso dal TAR del Lazio. Mandiamoli a casa. Però sentiamo cosa accade e è accaduto oggi in generale all'interno dei partiti. Mandiamoli a casa, votiamo no al prossimo referendum.